Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Siamo su Eden Gate The Age of Life, un titolo uscito il 15 novembre del 2022, quindi neanche tantissimo tempo fa ragazzi, ed è un titolo che mi è stato suggerito, consigliato da Steam in base ai giochi, ai titoli che utilizzo e che gioco ragazzi. Quindi non sono andato esattamente alla ricerca di questo genere perché diciamo che non è esattamente un horror, ma è un thriller avventura con storia ben curata, però mai incuriosito ragazzi, quindi voglio dare fiducia ai consigli e suggerimenti di Steam in base ai prodotti che acquisto che gioco. Ho visto nella scheda di Steam che non ha ricevuto delle grossissime valutazioni e nella media non è molto longevo, si parla più o meno di 2 orette di gameplay, però ciò non toglie che magari c'è la possibilità di trovarsi davanti, di fronte ad un prodotto che vale la pena portare sul canale e comunque giocare. Detto questo ragazzi, cosa andremo a fare in Eden Gate The Age of Life? Noi andremo ad interpretare una certa Mia Larson che si sveglia in un ospedale abbandonato, non sa perché lì, non sa cosa le è successo, non sa cosa è successo al mondo, quindi probabilmente tipo un'apocalisse ci sta. Ed Age of Life, come ci viene spiegato nella descrizione, è un'esperienza interattiva che riflette sui sentimenti di incertezza, isolamento e speranza nella devastazione. Quindi direi ragazzi, dopo questa pappardella iniziale, di provare a buttarci in una nuova partita e dargli un'occhiata insieme. Ho visto che su YouTube Italia non è stato trattato tantissimo come titolo, c'è qualcosina, però ragazzi ciò non toglie che voglio provarlo in prima persona per vedere direttamente in prima persona se le sensazioni e le impressioni che ho avuto dando un'occhiata alla pagina Steam sono effettivamente quelle che diciamo mi ha trasmesso il trailer e le varie immagini. D'accordo ragazzi, Community Hospital Eden Gate, non so se si parla di virus o di una pandemia globale o qualcosa del genere, comunque è successo qualcosa di parecchio pesante. Qua c'è un ragazzino, forse è collegato con la nostra protagonista. Respiro affannoso. Allora ragazzi, graficamente diciamo che siamo a un dettaglio grafico ai primi giochi della PS4, per fare un piccolo riferimento, quindi non eccella a livello grafico e per quanto riguarda il dettaglio, però ragazzi ciò non toglie che magari la storia potrebbe risultare parecchio interessante, no? Ok, ci siamo resi conto di dove ci troviamo? Aia. Difatti parlando di dettagli grafici ragazzi, vedo un gomito che sembra fatto di pongo, di plastilina ragazzi, guarda. Però ci sta dai, anche se 2022 grafica abbastanza vecchiotta dai. Allora, questo primi secondi di gameplay li ho visti, li ho provati ragazzi, ed ho dovuto abbassare la grafica da ultra a alta, nonostante che la mia macchina, raga, supporta appieno i requisiti consigliati per giocare al top, però il gioco perdeva in frame rate. Questa è una bella domanda, zia. Dobbiamo scoprirlo. Dicevo ragazzi, perdevo un po' in frame rate e frizzava il gioco, quindi ho preferito abbassare leggermente il dettaglio grafico, anche se sostanzialmente, ripeto, il mio PC dovrebbe reggere, non dovrebbe, regge assolutamente con i requisiti consigliati. Hello? Ma questo è anche un discorso magari di male ottimizzazione del prodotto, non perfetta ottimizzazione del prodotto, frizza ancora raga, niente, vabbè dai, andiamo avanti, non è colpa del mio PC ma è il titolo. Comunque peccato questo difetto. Allora, possiamo correre, ok, cosa c'è qua a terra? Il nulla, ma non possiamo entrare. Is anybody there? I just woke up and...
A tutte queste stanze, ragazzi, non possiamo aprirla, a parte una là in fondo. Possiamo visitare questa, dare un'occhiata. Ok. Allora, ci sono tutti i letti vuoti e macchinari accesi. Allora, una lettura. Gira. F3 195Z. Dov'è la cura? Dov'è la cura? Ok, quindi si parla probabilmente di una pandemia, di un virus. D'accordo. A parte la descrizione, ragazzi, e il trailer che ho visto con qualche immagine, non è che mi sono informato più di tanto. Sono andato molto a sentimento, raga. Ok. Abbiamo avuto un'allucinazione. Palla a terra non c'è, va bene. Allora, diamo un'occhiata a questi documenti. Ah, non era per i documenti, ma era il discorso di osservare la reception. Ok. C'è della roba qua, raga. Un momento. Un letto abbandonato, una barella abbandonata. Che però emette dei vapori strani. Quindi siamo tipo dei sensitivi, noi abbiamo questo potere qua. Microscopio. I'm sorry, Mia, but you should have known better. Pushing yourself too hard, not listening to anyone. If you hadn't acted like you were smarter than everyone else. Clear the way, come on! Allora, Liam ci sta. What was that? What happened here? Si è aperta una porta, ok. Liam ci ha praticamente ripreso. Quindi, da quello che abbiamo capito, il nostro personaggio è abbastanza egoista. Si è aperta sta porta, però un attimo, raga, fatemi dare un'occhiata qua. E ci sono strade alternative, eh. Ok. Va bene, dobbiamo andare per forza di là per il momento. Dunque, ragazzi, una specie di personaggio sensitivo non sa cosa è successo, quindi abbiamo perso la memoria. Hello. Ok. Lastra di una mano, non ci dà nessuna info. Va bene, proviamo ad andare avanti. Dunque, raga, sì, abbiamo fatto semplicemente il giro. Giusto dalla reception siamo riusciti ad andare dall'altro lato del corridoio. Beh, nella realtà, raga, un pavimento così bello tosto da percorrere. Sì, ci sono tipo delle tende per la quarantena. Un momento. Tipo Angry Birds. Merendine, mangiamo. No, vabbè, non si mangia. Non abbiamo fame, ragazzi. Niente. Vabbè, possiamo utilizzare l'ascensore, quantomeno. C'è una mazza qua. Va bene, ascensore sia. L'unica possibilità che abbiamo.
si scende. Occhio, no, zia. Please. Siamo rimasti bloccati. Che sfiga. Ah, va premuto ripetutamente? Com'è? No. Sì. Perché non... Prova a tenere premuto, raga. Non capisco. Allora. Ah, è una cagata sta cosa qua, ragazzi, però, eh. Si schiaccia una volta e poi si schiaccia una seconda volta. Invece di tenere premuto o premere ripetutamente, bisogna schiacciare due volte. Guess I'll take the stairs. Ok, abbiamo dell'altra nebbia. Vediamo un attimo. Eh no, sì, in ospedale, zio. Altro che prodotti sani. Qua c'è il business della cura del malato. Ok. Altre premonizioni. Tipo. I have nothing more to say to you, Mia. Oh, you're not listening to me. I figured it out. Mia, right now, this discussion is over. What, you think it's my fault? It is your fault. Ok, ci accusano di qualcosa, è colpa nostra. So angry. What happened? Dobbiamo indagare, Mia. Ok. Forse possiamo andare verso questa porta qua. No, niente. Allora, distributore, ok. Posso passare qua dietro? Sì. Ok, automatico. Salvataggio, bella lì. Ok, recuperiamo un badge, mi sa, raga. Vediamo. No, è un applic giallo. George, data di pubblicazione. Gira. Ok. Un libro. George, date of publication. Probabilmente è una password, sicuramente. Quindi data di pubblicazione, va girato il libro. Vediamo, Ho visto che c'è un tastierino numerico. Allora, psicologia del paziente, un approccio junghiano, Sebastian George. Penso si pronunci così, junghiano, non so ragazzi, non ho studiato psicologia. There we go. Allora, è stato pubblicato nel 1978. Quali sono gli archetipi dell'esperienza del paziente? Il dottor Sebastian George fornisce un punto di partenza per guardare alle narrazioni mediche personali come viaggi nello spazio liminale tra la vita e la morte. Questo libro, attingendo contemporaneamente alla psicologia moderna e alle tradizioni spirituali globali e intriso di intuizioni, umorismo e saggezza, è una guida preziosa per qualsiasi professionista del settore medico che si trovi a un punto di svolta. 1978, 1978, raga. Allora, abbiamo anche un computer. Un cellulare. Liam. Capisco che le persone abbiano paura, onestamente fanno bene ad averne. Anch'io non voglio che il panico dilaghi per le strade, ma allo stesso tempo dobbiamo dire la verità, altrimenti il danno, puntini puntini. Bella schia. Vabbè. Ok, proviamo con 1978. Allora, 1 9, 7, 8. Ok, bella lì. Doesn't look like I can go this way. Non si può andare di qua. E su questo siamo d'accordo, zia. Bruttissime le ombre, raga. Madonna. Guardate come taglia l'ombra della porta. È il nostro personaggio, raga. Sembra della porta e poi magari del cartello su in alto, no?
tipo fantasma. Era un paziente dell'ospedale che non è riuscito a sopravvivere per colpa nostra. This is crazy. Ma abbastanza. Cioè, svegliarsi in una situazione del genere è... non male. Ok, ci consiglia, ci suggerisce comunque anche il percorso, che è una cosa che non mi piace tanto, raga, eh? Ok, di là abbiamo delle altre premonizioni, tipo. Allora, il Decameron di Giovanni Boccaccio, tradotto da Justin Prisler. Che palle. Ok, a testimonianza del grande potere delle storie di aiutarci nei momenti difficili, il Decameron inizia con 7 giovani donne e 3 giovani uomini che si rifugiano in una villa isolata mentre la peste travolge Firenze nel XIV secolo. Per combattere la noia, i giovani a turno raccontano delle storie, una storia a persona per 10 giorni consecutivi. Le 100 storie che ne derivano spaziano liberamente dal tragico al comico, dalle nobili virtù ai desideri più impuri, dalle questioni più profonde a quelle ludiche. Considerato uno dei grandi classici della letteratura italiana, acclamato in tutto il mondo, il Decameron dipinge una vita quotidiana medievale, sofisticata, che i lettori troveranno sorprendentemente familiare. Ok. I wonder if that's any good. Eh sì, il Decameron, interessante, zia. Cioè, acclamata in tutto il mondo, voglio dire. Non possiamo fare nient'altro qua se non esaminare quest'altra roba qua. Vai. Va. Mia, if this is another crackpot theory... Listen to me, please. How can something be alive and not alive at the same time? It's not alive. The science is clear. It is life, though. It's a part of life. Stick with me. I promise it makes sense. I'm sorry. But do you realize how you sound right now? Ok. Sto iniziando a intuire a qualcosa. A part of life? What was I talking about? Allora, sicuramente la nostra Mia era un medico. O comunque uno scienziato. Si parla di probabilmente di un virus che sembra ammazzare le persone, ma in realtà non sono morte. Forse zombie o qualcosa del genere. E lei era in procinto di sperimentare una sua teoria. Mi sa che è successo un casino poi, raga. Ok. Anche perché ci sono parecchie zone barricate, quindi... Eh sì, queste sono barricate, dai. Allora, defibrillatore. Momento. Allora, il messaggero. Il dottor Liam Bresman, il capo dei ricercatori, e quindi è quello che ci stava accusando e ci ha dato contro, il capo dei ricercatori dei laboratori Vesta, combatte i nuovi agenti patogeni e i suoi critici. Ah, ok. Sei miti sulla sperimentazione su soggetti umani, costanza e compassione in tempi bui, come sfruttare il potere dell'immaginazione. Via di fuga, contatta il tuo agente Continental Travel per scoprire offerte e tariffe esclusive. Continental Travel Agency. Va bene. Liam, of course. Ok, quindi era un luminare questo Liam. Agenti patogeni, ok. Allora zia, sicuramente dobbiamo andare di là, però una spulciatina di qua ce la diamo lo stesso. Ma non c'è neanche un corpo, non c'è niente, né tracce di violenza, zero. Ok, non è in un bello stato l'ospedale. Allora, il microscopio l'abbiamo visto in una visione, quindi sicuramente dobbiamo andarla ad esaminare. Un palloncino. Ci manchi.
ti abbiamo perso. Comunque, se volessi andartene, nessuno te ne farebbe una colpa. Ok? Io ci penso di continuo. Abbi cura di te. D'accordo. Posso entrare? Ma proseguiamo di qua. Tutto barricato. The research lab. Allora, ragazzi, le animazioni non sembrano malaccio, anzi. Vediamo di esaminare il microscopio, che mi sa che è l'unica cosa che possiamo fare qua dentro per il momento. Dov'era più, raga? Ah, è là in fondo. Ok, questa è una sezione divisa, pensavo fossero comunicanti. Va bene. Un'occhiatina veloce da sto lato. Ok. Allora, altro tastierino numerico. I'll try my badge here. Ok, quindi facciamo parte di questo ospedale, dai. Facciamo parte dello staff. Blood samples. Wait. I remember. Spiegaci. The tests. Le analisi. Ok. Allora, altra lettura. Hey belli. BROS. Bros. Vabbè, comunque, d'accordo. Riuscite a indovinare il codice di accesso di questa settimana? È facilissimo. Allora, BROS mi puzza. Vabbè, oh. Vediamo un attimo. Well, this is fun. Allora, diamo un'occhiata a questa cosa qua, ragazzi. Mia, calm down. This isn't a... Don't tell me to calm down. You know the risks we're taking. That's exactly why you need to be reasonable about this. Then listen to me. If I'm right, we don't have much time. D'accordo. Quindi praticamente, raga, siamo molto più impulsivi rispetto a questo Liam. E ora il codice, ragazzi. Allora, Bros. Potrebbe essere un 2. Poi proviamo con non saprei, raga. Un momento, fatemi vedere un attimo. Vabbè, a parte Bros, mi viene solo da pensare alle lettere dell'alfabeto, tipo. Però sforiamo coi numeri, quindi non va bene. Abbiamo 5 cifre, giusto? O 4? 4 cifre, quindi no. La mia teoria va a farsi benedire. Ci sarà qualche indizio qui? Da esaminare? Vedo niente. Ha detto che è semplice come un momento. Ma questo c'era anche prima, raga. Eh no, non ci ho fatto caso io, ragazzi. Allora, ok, BROS, dai. Allora, BR. I see BR, second column from the right. Grazie, sì. Ok, 35. E OS. Sarà OS. Al centro. In the middle. Ok, 35 e 76. Ok, 35 e 76. I
deve essere per forza quello, raga. 35 76. Ok. Scientists. Vabbè, giocano con quello che sanno, zia. Ed è tanto quello che sanno, quindi. Ah, per il momento più o meno abbiamo intuito. Don't worry, Mia. We'll get through this. Now I'm talking to myself. Great. Eh beh, siamo soli. Dicevo, ragazzi, più o meno abbiamo intuito cosa è successo. Quindi Mia era una scienziata. Un medico comunque. E appunto è successo qualcosa a livello di patogeni, pandemia, virus. Abbiamo azzardato con un esperimento e probabilmente è andato tutto a farsi benedire. Buona guarigione, grazie. Allora, scusa se non mi sono fatto vivo. Ultimamente il lavoro è stato un inferno. Qui la situazione dovrebbe migliorare e presto potrò allontanarmi dall'ufficio. Te la starai cavando alla grande, sono sicuro, Chris. Ah, secondo me no. Secondo me no, Chris. Ahia. Ancora sto bambino. Secondo me abbiamo utilizzato lui come cavia per i nostri esperimenti. Una volta che ci vede scappa. Sembra terrorizzato da noi. Da dove sono salito? Un momento, raga. Sulla sedia, possibile? Fermo. Siamo sospesi nel nulla perché qua la sedia non c'è qua sotto, infatti. Ok, grandi. Al top. Allora, tutte anticontaminazione. Merda. Ok, decontaminazione in corso. Accesso alla navetta. Vai. Comunque, raga, mi ricorda come ambiente, ma mi dà quell'impressione così di Alien. Alien Isolation, fantastico quel titolo. Non so perché non abbiano creato altri, un proseguo, perché veramente stammi lontano. Okay. Nice. Non abbiano creato altri Alien o comunque un proseguo, perché quel titolo lì, ragazzi, è fantastico. Continua così, ci vediamo presto. Ma che cazzo vuol dire continua così? Che poi non è continua così, è ottimo lavoro, ci vediamo presto. Continua così, ottimo lavoro, ci vediamo presto. In teoria la traduzione un po' più corretta dovrebbe essere quella. Altro libro. Cottura lenta mentre lavori. Ah, ok. Ricette facili, salutari e deliziose. Di Sonia Senkov. Ok, vediamo cosa possiamo cucinare. Essere indipendenti non significa avere una dieta noiosa. Bastano queste semplici ricette e una pentola a cottura lenta e potrai preparare dei piatti deliziosi pronti per essere gustati al tuo ritorno dal lavoro. Ok, nessuno tarda? Maybe I could use that. Via fuoco a casa. Cioè, praticamente il scopo del libro è mettere in cottura qualcosa che cuoce durante tutto il nostro orario lavorativo. Fare un po' una cagata. Lasciare acceso un forno mentre si è al lavoro non è il top, comunque. Dunque, raga, abbiamo due stanze. Partiamo da qua. Ok, c'è un bordello a terra. Altra lettura. Tutta una lettura sto gioco? Siamo spiacenti, nonostante i mille preparativi siamo costretti a rimandare il nostro matrimonio fino a nuovo avviso. Non appena avremo una nuova data, sarete i primi a saperlo. Siate prudenti, Liam e Natalie. Ok, quindi Liam stava con una certa Natalie. Probably a good idea. Non era un buon periodo per sposarsi, evidentemente. Cosa ho scoperto? Niente. Scoperto che si aprono i cassetti. Ok.
Sono tipo delle carte da collezione. Vabbè, inutili. Liam e Natalie. D'accordo. Allora, andiamo avanti un altro peletto, ragazzi, per questo primo episodio. Cerchiamo di fare un po' più di luce, dai. Ok. Proviamo. Bella lì. Abbiamo accesso a livelli elevati. Cioè, abbiamo aperto qualcosa. Abbiamo sbloccato qualcosa. Allora, siamo arrivati da qua e abbiamo sbloccato sta porta. Salvataggio. Allora, il nulla più assoluto. Ok. Allora, raga, per ora cioè, non c'è segno di vita. Cioè, non c'è nessuno, né un corpo, né delle tracce di che so io, di violenza, nel senso magari tracce di sangue, successo qualcosa. I think I can move this. Sì, beh, per forza, sennò chiudiamo qua il gioco. Sembrano scomparsi letteralmente nel nulla, risucchiati da un buco nero, un'entità che li ha portati via. Non c'è niente. Lascia zia, basta. Ok. Molto strano. Ok, è un bel corridoio. Non male i riflessi di luce nel marmo delle pareti, ragazzi, del pavimento. Bel ambiente. Ok. Sì, però odio questa cosa che mi consigliano e suggeriscono. È successo qualcosa, mi sa, raga. Il percorso da prendere. Ok, siamo nel piano sottostante. Ci sarà una via d'uscita da sto ospedale schifoso? Un altro salvataggio, è salvato 3 secondi fa, zio. Vabbè. Oh, forse si esce, raga. Un momento. Altro ricordo, altra premonizione. Vediamo. Ok. Ingresso dell'ospedale. Look at this. This is worse than I thought. That's what I've been trying to tell you. Yes, we're from Vesta Labs. No, just her. We have an office inside. We do some work on site. You're lucky they're even letting us in right now. This place is a disaster. The whole city's going to be a disaster. Don't catastrophize. I'm being realistic. Ok. Vabbè, siamo sempre su quella teoria lì. Negativo. A tempi bui a Eden Gate. Che diamine sta succedendo? Lo scoprirà, fuggirà, il mistero si infittisce. Ma possiamo spostare quell'affare lì? Se no, in alternativa anche questo. O uno o l'altro, proviamo di qua. Lascia zia. Ok. Ma lo ha. Di qua non c'è una mazza.
quindi si va dritti per dritti, però raga, però c'è qualcosa qua. Poi andiamo a dare un'occhiata dall'altro lato, anche. No, abbiamo preso un gran mal di testa, scivolamento sbloccato, abbiamo preso un collezionabile, giusto? No, semplicemente abbiamo sbloccato una scivolamento. Vabbè, potevo passare da un lato o dall'altro, non cambiava niente. Ok. Allora, do un'occhiata. Diamo giusto un'occhiata veloce. Oh, ma si va fuori, bella, lì usciamo dall'ospedale. Ok. Finally. C'è dalle immagini su Steam. Oh, come on. Ma perché? Sto sistema non l'ho ancora capito. Allora, ragazzi, io schiaccio una prima volta e va in pausa. Poi schiaccio la seconda. E va tenuto premuto. Ok. È un sistema di interazione, secondo me, abbastanza schifoso, perché o tieni premuto da subito, se no schiacci più volte. O magari un quick time per aprire. Un classico quick time stile Dead by Daylight. Con la rotellina devi azzeccare al centro. Va bene, ragazzi, direi che ci possiamo stoppare qua. Siamo all'esterno dell'ospedale, quindi andremo ad indagare ancora più a fondo a ciò che è successo a quanto pare a tutta la città. Da quello che sappiamo, all'ospedale noi abbiamo una memoria frammentata, non sappiamo esattamente chi siamo, per meglio dire sappiamo chi siamo ma non sappiamo esattamente cosa abbiamo combinato, se siamo la causa di questa devastazione. Va bene ragazzi, direi che per il momento è tutto, e come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e ci becchiamo al prossimo video. Ciao.